Ho provato a pensare almeno per 2 giorni a come iniziare questo video, non mi viene in mente nulla, quindi vabbè. Oh, ah, ecco, per una volta non un video tappabuchi, grande intro, andiamo. Ciao a tutti, bentornati su Gemizana Videoblog. Oggi un video leggermente diverso, ma poi sono tutti diversi questi video, ho una varietà incredibile. Finalmente, dopo tanto tempo che volevo andarci, sono andato in Giappone. Nota per il montaggio, inserire We Are the Champions, ma forse anche no. Questa volta mi sono dedicato alle foto e non ai video. Qualche video l'ho fatto che vi mostrerò dopo. Anche se io ho fatto foto, qualche video comunque ce l'ho e quindi abbiamo un bel montaggino riassuntivo. Dopo diciamo questa parte tutta bella turistica, parliamo anche delle cose che riguardano direttamente questo canale, cioè delle cose tecnologiche. Ovviamente Giappone, patria di qualsiasi marchio di... non qualsiasi, ma quando pensi a Giappone, tecnologia giapponese a me viene in mente Sony. E quindi in sostanza cosa abbiamo preso in Giappone? Un sacco di cose, tra cui orecchini, ma non vi interessano. Per chi non conoscesse, in Giappone c'è una catena, c'è una catena di negozi di usato, e materiale, comunque apparecchi rotti. Questa catena si chiama Hard Off. Se esistesse qui in Italia, probabilmente, anzi, se esistesse qui in Italia e anche qui dove
risiedo io, probabilmente sarei già povero, avrei già, cioè non lo so, ogni due giorni sarei dentro a questi negozi per cercare cose. Prima di farvi vedere che cosa effettivamente ho portato a casa in ben due valigie, anche delle quali ho dei filmati, vi faccio vedere un po' di filmini, gli unici filmini che ho girato in questi negozi. Sapevo io che trovavo. Porca p***a. Lucasio, tutti CD, no, c'è anche le cassette. Però questi sono tutti i modelli che stanno lì. Questo gli mancano i pezzi. Cos'è il video 8 qui? No, sembra un video 8. Qua c'è aiuto veramente. Porca c***a, come fai a lasciarla qui questa? 1650. Il tuner della Sony, adesso quello un po' rotto, ma è un ES o SA, ESA. Ah no, però c'è l'interruttore finto. Braccone Bose qui. Questa sta qui, costa di più ma sta qui. 3850. Anche questo, come fa a lasciarlo qui? Hitachi Autoreverse. Qui c'è un The Grand VCR Beta. Mini disc e CD, tutte e due. CD, tuner. Multiplex, alt, sì. Tuner. Questo è RAE. Con la Centronics, che c***o sta roba. Oddio, i floppini. Un sacco di floppini. CD. Grandi questi. PSU. Selector della Sony. Più alimentatori di quelli che posso avere. Color TV Tuner Adapter. Ok. National per l'alimentatore delle telecamere. Distributore. Non distributore. Convertitore. Ah sì, RGB. Ah, componenti. È pieno di queste telecamere qui. Pienissimo. Sveglietta che prenderei, ma tanto non va. Però per 2000 yen sarebbe da prendere. Mini LED projector. Treppiede inutile. Nakamichi Power Supply. De che? PS100, 2200 yen. Alimentatore di quelle telecamere con le batterie all'acido. Stampanti. Uno switch che sarà 1100. Sì, ci ho preso. 1100. Questo cos'è? Un Cisco router. Bellissimo. Inutile ma inutile ma bellissimo. Scanner parallelo. Questa è una matrice HDMI. Porca. Questa è bella. Multiscan addirittura. No, ma che bello, che bello! Bellina, tutta sporca ma è bellina. Come fai a lasciarla qui? Che bella questa. Tre motori. Bellissima. Adesso è bellissima, no, bella. Stereo cassette deck della Onkyo. Questa è bellina invece. Però 5000 sono un po' tanti. Qui c'è una videocamera VHS, ci scommetto. Oddio, questo cos'è? Cos'è? Il VC3000 della Kai. Oddio, questo serve da prendere. Mini disc recorder, troppo, però Onkyo, Onkyo. No, i tuner quelli di MWV Blog. Stereo dell'Iowa. Questo sarebbe carinissimo se servisse a qualcosa. Mini disc di cazzo, 500 JE 500. Technics qualcosa. Mini disc da rack, Tascam, bellissimo ma costa troppo. DVD, sto amplificatorino della Onkyo. Piastra doppia, niente. CD Sony bello, 991, questo è bellissimo. Mega jukebox di CD, una piastra, CD, un amplificatore della Pivi, bello. Nulla di particolare, sotto una piastra scassata, molto scassata. Doppia piastra, Amplium Theater. Questo qui della Sony è carino. Questo è caruccio davvero. Stereo cassette corda, questo è anche carino questo qua. La 333 ES della Sony, bellissima. Una cassetta dentro. Il VHD, pensate, videodisc. Il problema di sti tuner è che sono tutti da 76 a 90, zio Billy. Tuner della Sony, tuner della Sony, sempre Sony ma più bello, 880. Come si fa a lasciare qui questo? Come si fa? Extremely high standard. Vabbè, testo del c***o.
No, non è un tuner però, è un tuner satellitare, probabilmente. Twitter, cazzo Twitter. Serve un woofer. Parappa. Belline queste, carinissime. Compatti, che non si chiudono. Oh, roba che piace a noi. Patch bay. I8 DVD. Matricina. Un sacco di ricevitori di microfoni senza microfoni. Registratore a cassette da banco. Boombox più o meno vecchi. Una scheda dell'M Audio. Caruccia. Audio recorder su compact flash. Stanton cinesone. Qua dietro cosa c'è? Altri cazzi bubboli. Radiolini. Che bellini. No, questo fa schifo. Cioè, questo mai visto. Un mixer con un masterizzatore CD. Mai visto proprio. Della Zoom. Chi ci crede? Chi ci avrebbe mai creduto? Giriamo tondo. Orca boia, questo non l'avevo visto. 330.000 yen, però sta lì. Questo è ancora più bello. Questo sarebbe bellissimo, ma vediamo. Esatto, sarebbe bellissimo. 33.000 yen. È pieno di questi telefoni Sharp. PlayStation 1 SCPH 550, che non è quella con gli RCA. Non RCA? No. Ecco, questo è il settore meno interessante, direi. Un bel termoventilatore. Ok, computeracci. Foni. Tutti foni. Toshiba. Masterizzatori USB, no, Firewire, pensa a te che roba. Auto a radio, porca c***a, cassetta, che bellina. Un mixer che fa paura. Boom, questa roba. Non c'è la marca. La Victor. Questa è la... Questo è il gingolino di Ardoff. Qua c'è un sacco di DVD. Ma è sempre la stessa musica che va in loop. Attenzione, mini disc. Ma che bello sto Pioneer SX414 senza manopole, ma vabbè. Un sacco di DVD, piastre cassette di modello sta lì. Questo costa. Un boombox. Itachi. Un VHS con LCD mono. Un Sony boombox che costa troppo. La roba più bella sotto vetro. Toshiba, bellino quello là dietro. 9000. Madonna, questa roba qui. Telecamerina VHS, no, super VHSC. Registratore Olympus. Telecamerina Sony, bella questa. Handycam qualcosa, ah, DV. 220 yen, questo Dio sarebbe da prendere. Questi li avevo completamente passati. Laserdisc Pioneer CLD K80, ma più che altro questo. Video Hi8 alta banda Sony Evo 9650 3300 yen. Questo se non pesasse 50 quintali sarebbe da portare via. Porca c***a, che bello. Niente, qua la situazione non migliora. Il trasporto, non c'è il DAC, questo è solo il trasporto. Pensate, quindi sarà il DAC? No, questo è un CD a parte. Acufese, che belli questi, porca troia, belli questi. Oddio, di queste ne avevo due. Quanti ricordi? Monitor TV. Cazzatine audio, niente, tocca andare all'altro piano. Ah, qua c'è la chitarra. La musica. Mixeraccio Yamaha Crest Audio, questo volevo prenderlo tempo fa. Vabbè, qua c'è roba. Bello il processore Dolby. Pianole. Bello sto Rolandone. E qua c'è un po' di roba carina, che è Q della BSS lì sotto, carino. Costa troppo. Mo, insomma, vuole i cicalini, gli interruttori, le luci, i multimetri, gli interruttori di manual. Ma che belli.
alimentatori switching, ventoline. Non so veramente come facciano i dipendenti di questi negozi a vivere con quella musichetta. Non ho guardato gli orari in realtà dei posti, quindi non so se fanno 8 ore o quante ne fanno, ma non ne ho idea come facciano. Praticamente c'è la canzoncina da 3 minuti più o meno, poi c'è un jingle, canzoncina, jingle, canzoncina, jingle, e questo loop va avanti all'infinito. Vabbè. Abbiamo ben 4 cavi di apparecchiature con la spina americana, che è la stessa giapponese purtroppo, perché la spina americana ha veramente un design molto sfigato secondo me, con questi due robini di metallo dritti, proprio così, senza protezione, senza plastica. Questo è il trasformatore che ho dovuto comprare grazie AliExpress, perché comprarlo in giro costava veramente tanto, uno sfacelo. 200 watt non è vero niente, scommetto che se gli faccio passare 200 watt qua questo scioglie. Prima di andare con le cose grosse dal mondo, partiamo da quelle un pochettino più piccole. Spero di averle più o meno tutte, anzi no, non è vero, ora più o meno le abbiamo tutte, no, non è vero. Partiamo dalle cose un po' più piccole, cercherò di rendere il tutto guardabile. Dalla prima cosa che ho preso è questo bellissimo Kenwood TH78, se riesco ad aprirlo. Una radiolina di quelle che piacciono a me. Questa ha più anni di me, purtroppo va con le stilo, 6P le stilo, perché le sue batterie comunque nickel cadmio non sarebbero state più buone, ma questa è proprio una radio iconica degli anni 90. Doppio ascolto simultaneo, molto carina. Quel Kenwood non viene dall'hard off, intanto. Come non viene dall'hard off, questo è un telefono, niente di che, è un Xperia Z1, come si chiamavano, comunque va perfettamente, è la versione giapponese del Z1, ovviamente ha un po' di tempo, ha un po' di anni, l'Android non è nuovissimo, questo mi ricordo 2000 yen, e la batteria tiene anche. Fotocamera 20 megapixel, sembra anche una roba carina. La batteria di quello funziona, come invece non funziona la batteria di questo iPod Touch. Anche questo, anzi questo 1500 yen iPod Touch, penso di ultima generazione, quello con la fotocamera, 32 giga di memoria. Incredibile, questi quando erano usciti sembrava che avessero degli schermi immensi, invece adesso guarda che roba, sono degli affarini 3,5 pollici, cioè ci stanno in un pugno. Questo purtroppo ha la batteria completamente andata, peccato perché era messo esteticamente, messo molto bene. Continuando con gli iPod, abbiamo anche questi iPod Nano, sì, questi sono i Nano, questo credo sia l'ultima generazione con anche la fotocamera. Questo ha la batteria decente, non è sicuramente la batteria che dura di più al mondo, però questo diciamo che è utilizzabile. Quest'altro purtroppo no, questo è rosa, piaceva, era carino. Questo è più vecchio, non ha la fotocamera, ma soprattutto ha solo 4 giga. Un'altra cosa piccola, andiamo avanti, qui entriamo nel mondo hard off, un simpatico lettore mini disc. Viva i mini disc. Questo è un Panasonic, sempre colore molto molto happy, ma non funziona, credo, come un vecchio mini disc che ho riparato, sempre Panasonic, per dire. Ha il carrello dell'ottica, insomma, che legge il disco, che non si muove, quindi secondo me semplicemente il grasso si è asciugato, quindi andrebbe aperto. Un altro lettore mini disc, questo è un Sony, questo va incredibilmente, tranne il display del remote, purtroppo, con tutti i controlli qui di fianco. E questo è un MZE25. Altre cose totalmente immondizia, questo era veramente in un bidone del junk, cioè delle cose rotte, questo è veramente rotto secondo me, ma questo mi è costato credo 100 yen, che ho 100-150 yen, che è meno di un euro, saranno 70 centesimi credo. Registratorino microcassette della Aiwa, il TPM7, ha vari problemi, fa dei rumori dall'altoparlante, qua sembra che sia uscito acido dalle batterie, sembra. Perché comunque lo sportellino è abbastanza pulito, magari trovo il modo di farlo funzionare. Ah, insieme agli iPod c'erano i suoi cavi, vabbè,
non potevo non prendere un mangiacassette, un Walkman, che non è un Walkman perché non è Sony ma è Panasonic, ma comunque un modello di quelli diciamo abbastanza premium, con auto reverse, testina 4 tracce, con questa apertura, con questa levetta molto simpatica, anche la radio FM, ma la radio giapponese andava, adesso l'hanno estesa come quella europea fino a 108, ma prima andava da 76 a 90 MHz, perché dopo i 90 MHz c'erano dei canali televisivi. Tutte le radio di questi anni qui un po' indietro, diciamo, vanno da 76 a 90 MHz più canali TV. Ci sono almeno 3 o 4, non ricordo quanti canali in quella banda ci sono, 3 o 4 canali TV. E anche questo ovviamente non funziona, però questo non gira la cassetta, quindi semplicemente credo abbia la cinghia morta, la cinghia esplosa, ma è da guardare anche questo, molto simpatico. Sto guardando se mi manca qualcosa, ma direi di no. Direi di cominciare, non in ordine particolare, ma semplicemente di come le ho posizionate su questo supporto qui di fianco, con le cose più ingombranti. Anzi, prima voglio far vedere un bel filmino, anzi no, lo guardiamo dopo. Incominciamo, credo, col pezzo forte. Mi spaccherò la schiena. Questo, se ce la faccio, su una mano. Questo è il Sony Player J3. BetaSP, BetaSX, MPEG MX e Digital Betacam, ce la faccio più. SDI non si vede, ma non si vedrà mai, ma c'è scritto SDI out. All'inizio pensavo che fosse solo NTSC, perché il Giappone, oltre ad avere la tensione diversa, le spine diverse, il mondo, la mentalità diversa, ha anche lo standard televisivo diverso. Loro hanno l'NTSC e noi abbiamo il PAL. Quindi all'inizio pensavo che fosse una macchina NTSC, invece no, come anche l'alimentatore, l'alimentazione dietro va anche a 220, quindi questo si può attaccare direttamente alla 220, questo va anche in PAL. Ovviamente ha dei problemi, almeno un problema, ha un bellissimo problema di meccanica dove un tendinastro è completamente inchiodato. Un tendinastro che prende il nastro e lo porta attorno al tamburo. Quando metti dentro la cassetta, ovviamente non prende il nastro e non lo porta su perché è bloccato dall'altra parte. Il segnale video lo fa uscire e quindi siamo contenti. Io con queste cose ci ho girato a piedi per Tokyo con queste borse ogni volta piene di un oggetto, e questo pesava veramente tanto. Fortunatamente aveva ce l'ha ancora la maniglia sopra, altrimenti l'avrei perso per strada probabilmente, perché i sacchetti esplodevano. Cosa piccolina, questo è molto piccolo e molto carino. Porca miseria, sti cavi. Questo cos'è? Un mini disc della Sony. Viva i mini disc. Il disco lo prende ma non lo legge, quindi bella domanda. Questo è un po' più problematico. Ho provato a pulirlo ma continua a non funzionare, quindi o il laser è andato oppure appunto anche questo va un pochettino lubrificato. Questo l'ho pagato poco, c'è ancora la targhetta dell'hard off, ben 2200 yen. Questo dai, ci stava. In questo è rimasto, non gliel'hanno tolto perché a prima vista non lo vedi, perché sotto ci sono scritte diciamo le impressioni del tecnico tra virgolette che testa tutti questi oggetti prima di metterli in vendita. Io giravo col Google traduttore in modalità foto di continuo, ma il senso è quello. Incominciamo con anche le altre cose. Abbiamo questo, vedi qua non c'è scritto niente per dire, è un tuner, è una radio della Kenwood. Come ho detto appunto, le FM vanno da 76 a 108. Le FM vanno da 76 a 90, non a 108. Ma questa era simpatica, questa è stata credo l'ultima cosa che ho comprato. Questa l'ho presa perché mi piaceva il fatto che avesse FM, AM e TV. Non mi ero informato su dove cadono questi canali, su quali frequenza cadono. Più tardi ho scoperto che il canale 3 televisivo in questa zona da me cade esattamente su una frequenza di Radio Maria. Questa tirarla su pesa. Porca miseria. Questa è la matrice audio, esattamente la stessa che ho nello stereo. Non ce la faccio già più a tenerla con una mano. Questa è la SBV3000, una matrice audio 6x6 con possibilità di inserire in mezzo al segnale un processo audio.
cioè in sostanza c'ha un in-out aggiuntivo che puoi inserire in mezzo alla matrice normale. Poi vabbè, ovviamente è anche video questa roba, ma video composito e S-video assolutamente per me inutile, però purtroppo gli mancano i piedini, esattamente come quella che ho già, adesso che ci penso. Secondo me non sapevano come testarla e l'hanno messa fuori come junk, ma da quello che ho provato funziona. Ovviamente non ho provato tutte le uscite, cioè le uscite le ho provate, non ho provato tutte le combinazioni, quindi la 1 con dalla 1 alla 6, la 2 dalla 1 alla 6 con la 1, vabbè, però sembra funzionare. Questa l'ho pagata 3300 yen, questa mi sono svenato. Questo è un'altra radio della Sony, questa non è messa bene in realtà. Esteticamente qui sembra che ci abbiano pisciato sopra, cioè veramente, cioè qua tutta ingiallita, una roba. Però l'ho anche comprata per 1100 yen, c'è ancora il tagliandino qui di fianco. Questa anche, è anche AM stereo e funziona. Ho provato a ricevere una stazione, se vi ricordate da un video precedente, Radio Studio X non arriva benissimo, ma è sufficiente per fare agganciare lo stereo a questa radio e funziona. Ora ovviamente dovrei far vedere come ho fatto a mettere tutte queste cose e come le ho portate qua, perché avevo due valigie e insomma dai, mi sono divertito abbastanza. Arriverà tutto sano? Ah, non so se si rompe, caspita. Prima valigia piena, mancano ancora questi due. Là sotto c'era tipo il beta, no, il beta è lì. Il beta qui, mini disc. Mettiamo il giornale dell'altro ieri qui, che mi hanno fatto pagare come fosse buono. Qual è il calendario? L'oroscopo. Ah, no, sono i canali, programmi televisivi. Sì. Wow, 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 bella la rete. Wow, 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 wow. Bullshit 11, bullshit 12. Vabbè, anche del sudoku, dai. Ah, sì, sì, poi bello tutte queste immaginine qua. Ah, crossword puzzle. Valigia numero 2. Ah, questa, scusa, così? C'è la sacchetta? No. Qui per Boliviti, AM. Attenzione. E ora piatto forte. Arca t***a. Prego. Arca t***a. Questo è grande, zio. Allora, i pulsanti sono qui, quindi così. Ecco, infatti, questa qui non ci sta. Però vabbè, c'è la pubblicità del purificatore d'aria, della carne. O il pesce. Non so, la Lidl. Ove c'è... Lidl. C'è il calcio anche qui. Cosa manca qua nell'ultima busta delle sorprese? Due radio che metto con i controlli l'uno faccia all'altra. Guarda, sembra studiato, guarda che roba. Qua aprono, leggono il giornale con la tipa qui. 1000 yen la crema. Ah, questa? Ah, mi ero dimenticato un'altra cosa che ho comprato a livello fotografico. Mi ero dimenticato che alla fine la cosa che ho pagato di più è un 1740 Canon F4. Vabbè, l'ho pagato molto meno rispetto, ovviamente rispetto al nuovo, perché l'ho preso usato, di negozi di fotografia, e di là è veramente pieno di negozi di fotografia di usato. Credo di averlo pagato 30.000 erotti yen, non mi ricordo. Per me 17 è un grandangolone. Adesso vi faccio così, chiudo il video con il grandangolone, né? Com'è senza obiettivo? Bello, eh? Non so che inquadratura ho fatto, ma prima usavo questo, il grandissimo Yongnuo 35 mm, ottica con la quale ho fatto la maggioranza di foto in giappo. Ora sicuramente si vedrà un gran casino, non ho fatto neanche caso all'inquadratura, secondo me si vedrà un casino mostruoso. Va bene, io con questo grandangolone del quale non vedo l'inquadratura vi saluto, si vedrà il filo che... Vabbè, del microfono che c'è una roba. Viva non in grandangoli, ma questo era una vita che volevo prenderlo. Avevo un 1935 della Tokina, niente di che, però funzionava. Per quello che dovevo fare andava bene. Quando sono arrivato in Giappone per usarlo, non funzionava più, aveva il diaframma bloccato su F22, insomma, è tutto chiuso praticamente. Non ha senso ripararlo, non ha assolutamente senso. Quindi ho detto, questo lo volevo prendere da un sacco di tempo. Lo prendiamo adesso, così siamo contenti. Con questo ultimo pippone siamo arrivati in conclusione. Io spero comunque che questo video sia
Vi sia piaciuto, prima cosa, secondo, non si è durato troppo tempo perché prima ho guardato era più di mezz'ora il counter della camera, e terza cosa, perché non c'è due senza tre, spero per me di poter tornare in Giappone. Comunque un altro carico come questo ci sta, dai, un altro po' di roba. Ah, niente, bisogna tornarci. Cibo buonissimo, non ho parlato nulla di cibo, ma veramente wow, nulla sarà più come prima. Ciao a tutti, buona giornata. Potrò chiudere questa inquadratura qui? Vabbè, dai. Pazienza, mai andata. Oh, signore, ci sono tutto nell'inquadratura. Riproviamo, prova, vediamo se sono a fuoco. Ciao. Autofocus, manca l'autofocus. Non so come iniziare questo video. Porca, vedi? Ciao a tutti ragazzi, bentornati su un nuovo video. Schifo. Incominciamo con le cose carine. Cioè carine, che cazzo dico? Adesso tutta sta roba la devo anche riportare di sopra, porca troia. Quando sono arrivato in Giappone l'ho tirato fuori per fare... L'ho tirato fuori, non si può dire. Io vi saluto, buona serata. No, che cazzo, mica chiudo. Va bene,